Signore e signori, ben ritrovati in questo nuovo video con la nostra infallibile Super G, che sono sempre io. Come vedete, sono appena uscita dalla doccia, ho ancora i miei capelli che sono bagnati, è ora di cena, non abbiamo tempo e quindi abbiamo deciso di creare questo nuovo format con voi. Per sbaglio, un giorno abbiamo acquistato, o meglio, ci è stato regalato alla Lidl uno dei risotti pronti, quelli che ci sono nelle buste. E quindi cosa abbiamo pensato di fare? Di comprarli tutti e prepararli insieme a voi per vedere qual è il migliore. Ovviamente adesso inizieremo con questa marca, ma possiamo acquistarne tantissime altre per vedere le differenze, effettivamente quale è più buono e quale meno. Quindi stasera andiamo subito a preparare questo qui. Abbiamo scelto il risotto alla marinara e vediamo come si prepara. Sarà buono? Sarà buono? Andiamo ai fornelli. Primo passaggio. Allora, il primo passaggio è quello di prendere l'acqua. Ce ne servono 550 ml, quindi noi abbiamo questo che è mezzo litro e quindi andiamo a riempirlo per bene. Perfetto, sono 5,50. Li andiamo poi a rovesciare all'interno di una pentola 16-18 cm. Quindi andiamo a rovesciare la nostra acqua. Perfetto. E sto leggendo perché c'è scritto tutto quello che bisogna sapere qui dietro, quindi davvero semplicissimo. Quindi l'acqua l'abbiamo messa, ovviamente fredda e non salata, e andiamo ad aggiungere il contenuto della busta. Vediamo che appunto cosa c'è nella busta di questo risotto pronto alla marinara della marca del Lidl, ovviamente. Allora, c'è il riso, c'è quello che dovrebbe essere il pesce, già i gamberetti sono microscopici, quindi presumo che saranno ancora più piccoli. Questo e qua, e questo una è sorta di sembra polverina che appunto sarà il condimento, quello che farà il sugo. Quindi dicevo di non mettere l'acqua salata perché appunto tutto quello che serve è già qui dentro. Rovesciamo il nostro contenuto della busta ad acqua fredda. Ad acqua fredda, esatto. Quindi così vedete bene anche cosa c'è all'interno. Voilà. Questo è una confezione per due porzioni, quindi per due persone. E quindi qui ci dice di portare ad ebollizione l'acqua con il contenuto a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto per circa 15 minuti. Quindi mettiamo fuoco medio, non troppo alto. E di tanto in tanto gli diamo una mescolata. Vediamo che cosa succede. Allora, sono passati 2-3 minuti e questo è quello che vediamo. Quindi ovviamente il riso che è ancora crudo, tutto questo dobbiamo appunto, non ho detto prima, i 15 minuti dobbiamo portarlo a bollore, ma senza il coperchio, fuoco medio ma senza coperchio, quindi aspettiamo questi 15 minuti insomma. Voi vedete, e continuiamo, insomma, il profumo c'è, esatto, voi non lo sentite ma possiamo confermarvi che c'è, e di tanto in tanto appunto andiamo a mescolare. Allora, come vedete, qui sta iniziando a bollire appunto, che crea questa schiumetta sopra. È normale perché l'abbiamo già testato con un altro gusto, non questo, e fa la stessa cosa. Quindi semplicemente noi mescoliamo di tanto in tanto e continuiamo. E piano piano poi si andrà ad asciugare. Se ovviamente vedete che va troppo forte, abbassate la fiamma, come in questo caso che stava appunto uscendo, però deve continuare a sobbollire piano piano. Ok, allora, in realtà i 15 minuti sarebbero passati, adesso ho alzato un po' la fiamma perché il riso è ancora un pochettino duro e c'è ancora un sacco di cremina, cioè non cremina, acqua, che non si è ancora asciugata. Lo vedete molto acquoso ancora. Esatto, dovete un po' anche guardare a occhio, loro vi danno indicativamente 15 minuti, però dovete far sì che l'acqua si asciughi completamente, o comunque al 90%, perché deve lasciare un po' sempre la cremina. Infatti, esatto, vedrete che alla fine, quando sarà pronto, sarà molto, sarà cremoso, come un risotto normale, appunto un pochettino cremoso, ovvio. Esatto. Non sarà mai uguale, ragazzi, però comunque vi spoilerò che sono, cioè, vi lasceranno, come si, a bocca aperta. Sì, quello che abbiamo assaggiato noi, sì, questo non lo sappiamo, esatto, perché in realtà è, vedremo la prima alla fine volta del video se lo approveremo oppure no. Esatto. Quindi dai, qualche altro minutino a fuoco abbastanza sostenuto. Esatto. Ragazzi, sono passati altri 3-4 minuti, vedete che a fuoco un po' più sostenuto inizia a prendere un po' forma questo risotto alla marinara. Vedete che si fa anche questa bella cremina. Piano piano vedete che quasi sta facendo lo spazio, vedete? Poi ovviamente sta anche a voi, nel senso, se vi piace un po' più brodoso piuttosto che un po' più asciutto. Vedete un po' voi, ecco. Noi ancora un attimo e poi lo togliamo perché diciamo che quasi ci siamo. Quindi questo risotto della Cania, della marca del Lidl, si comporta così, insomma, bisogna farlo asciugare piano piano. Sì, esatto, bisogna far assorbire l'acqua. Ok ragazzi, è passato circa un altro minutino dall'ultima clip
E questo è il risotto pronto. Ora lo assaggiamo insieme. Vediamo un po' com'è. Sicuramente caldo. Come la cottura del riso, che per me è fondamentale. Allora, riso al dente. Ok. Quindi non si scuoce. È una cosa importante. Non è troppo salato, quindi perfetto. Ha quella cremina che è buonissima e si sente il sapore del pesce. Quindi a me piace personalmente, per essere un riso da un euro e qualcosa. Ma neanche, no? Li trovi anche a 50 centesimi. Vabbè, dipende, quando sono scontati, sì. Di norma si è un 99 centesimi, una quindi, cosa così. Cavoli, veramente buono, a me è piaciuto. Quindi risotto alla marinara Cania, approvato. Approvato. Chissà come saranno gli altri. Lo vediamo in un prossimo video. Ciao!